Più cresce la nostra fama, più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione Società. Cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Più rapido sarai nel superare la curva, maggiore sarà il tuo punteggio. Dovrai anche utilizzare il DRS nella zona DRS. Zona DRS in arrivo, controlla il punto d'attivazione sul DMF. ottimo lavoro, abbiamo ottenuto molto. Questo test è incentrato sulla gestione gomme, prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta particolare attenzione ad abbassare la potenza al punto di corda. testando la gestione del carburante, quindi prova ad eseguire il lift in costa entrando nelle curve. Non essere troppo aggressivo con la potenza, ma ricordati, devi comunque battere il tempo sul giro minimo. Accettabile, ma puoi fare di più se ti impegni. Ma puoi fare di meglio, continua così. Questi risultati vanno bene, anche se potresti sicuramente... Rivediamo la classifica alla fine della sessione con i primi tre: Hamilton, Bottas e Sergio Perez. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo è appena iniziato in questo grande weekend di corse. È il test della gestione dell'ERS. Raggiungi il tempo obiettivo mentre gestisci la carica della batteria. Più efficiente sarà il consumo energetico durante il giro, maggiore sarà il tuo punteggio. Utilizzando il pulsante sorpasso potrai massimizzare l'erogazione di potenza, ma ricorda che questo consumerà rapidamente l'energia della tua batteria. risultati sono accettabili. Se vuoi reperire delle informazioni... Esegui dei giri costanti, ci servono dati concreti per elaborare la strategia di gara. Quello che ti chiedevamo, continua così. centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti, mantieni la concentrazione. Hai fatto un buon lavoro, abbiamo ottenuto... Tutte le vetture hanno superato il traguardo, queste le prime tre. Leclerc, il pilota proprietario, e Lance Stroll. Le prove libere si chiudono qui ed è ora di salutarci, ma il prossimo appuntamento con la Formula 1 è già dietro l'angolo. Assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. Questi risultati vanno bene anche se... ma non ci aiuta. Ripassiamo le prime tre posizioni, ovvero le seguenti: Bottas, il pilota proprietario, e Max Verstappen. Le prove libere si concludono qui. Arrivederci e a presto! senza carburante per un solo giro. Sufficienza per altri 2 giri. Concluse le qualifiche, rivediamo le prime tre posizioni attuali. Verstappen, Hamilton e Valtteri Bottas. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo! Ci ritroviamo qui in un circuito bellissimo, tra viste mozzafiato e battaglia all'ultimo respiro. Su chi verranno puntati questa volta i riflettori del Gran Premio del Bahrain? La Formula 1 torna nel deserto oggi su questo eccezionale circuito di 5.412 metri. 15 curve danno svariate opportunità di sorpasso. Potremmo assistere a una gara alquanto strategica oggi. Sakhir è un circuito famoso per consumare le gomme posteriori. Aspettatevi di vedere i piloti in difficoltà prima o poi nel corso del Gran Premio. E come sempre qui al mio fianco nella cabina di commento c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Ci sono tre cose a cui bisogna dar conto, Carlo. Posizionamento, controllo e disciplina. Per prima cosa devi riuscire a ritagliarti un po' di spazio con la tua auto e assicurarti che tu abbia il tempo di reagire di conseguenza. Poi devi stare attento agli specchietti ed ascoltare i suoni che ti circondano per capire dove gli altri si trovino. Ed infine non peccare di avidità. Solo perché vedi un varco non vuol dire che devi sempre lanciarti. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. E Lewis Hamilton completa la prima fila. Quindi il resto della griglia: Bottas, Albon, Sergio Perez e Vettel, Leclerc, Ricciardo, Stroll e Carlos Sainz, Gasly, Norris, il pilota proprietario e Ocon, Kiat Magnussen, George Russell e Nicolas Latifi, Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi e Mick Schumacher. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. amici. La scuderia vincitrice oggi ha dimostrato un ottimo gioco di squadra, davvero bravi. Beh, Luca, dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Penso che oggi la costanza sia stata il fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci puoi capitalizzare sugli errori altrui senza commetterne troppi da parte tua. E questo è un approccio che può portarti molto avanti in pista. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Ancora una volta la vittoria spetta alle frecce d'argento, un successo meritatissimo per la Mercedes. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Credo che oggi nominerò il pilota proprietario. Oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Un altro team che ha dato spettacolo oggi è stata la Williams, premiata da un balzo in classifica. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Con te al volante sembra facile, ai fan è piaciuto. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. La tua squadra sarà entusiasta. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? ringrazio.